Ancora un pareggio per il Pineto che impatta 1-1 contro il Tolentino, riacciuffando la gara solo nel finale. Tante le assenze dall'una e dall'altra parte, a Maolo senza speranza e Della Quercia per infortunio, e con Marianeschi e Di Renzo squalificati, vara un inedito pacchetto arretrato con Pierpaoli, Pepe, Orlando e Marini. Tra i pali si affida all'esperienza di Amadio, mentre in avanti il terminale offensivo è il giovane Di Giovacchino con Tomassini che parte dalla panchina. Mosconi senza Tortelli, Cicconetti, Giorgi e Viola, e con capitan Ruggeri non al top che parte dalla panchina. Stringe i denti invece Olivieri a centrocampo. In avanti fiducia alla coppia Padovani-Minnozzi. Approcciano meglio gli ospiti che sfiorano il vantaggio subito al sesto, traversone insidioso dalla destra di Mastromonaco con Amadio che smanaccia sulla traversa. Brividi anche al decimo, azione insistita del Tolentino in area pinetese, la sfera arriva a Ruci, la girata è ancora in legno trasversale a salvare i biancazzurri. Il Tolentino insiste, al diciassettesimo prova anche da fuori area, ma Laburi conclude oltre la traversa. Tegola per il Pineto al minuto 24 che perde anche Amadio. Problema muscolare per il numero 1 biancazzurro, costretto ad uscire dal terreno di gioco sorretto dai sanitari. Al suo posto entra Sciba. Per vedere il Pineto bisogna attendere il minuto 28, quando sugli sviluppi del quarto corner Ciarcelluti dal vertice dell'area piccola tenta la girata, ma l'impatto non è preciso e la conclusione viene ribattuta dalla difesa. Azione da Moviola al 34esimo, impatto in area tra Ciarcelluti e l'estremo marchigiano Bucosse, che interviene così con il direttore di gara Gavini, che fa proseguire tra le proteste biancazzurre. I locali ci provano al 47esimo su punizione dal vertice sinistro dell'area di Acquadro, il rasoterra filtrante del centrocampista e Bucosse che si allunga spedendo in angolo. La prima frazione si conclude però con gli ospiti in avanti, azione insistita al 48esimo, la conclusione finale è quella di Pagliari che chiama all'intervento Sciba, che chiude sul proprio palo, poi Marini spazza in calcio d'angolo. Il primo tempo termina così 0-0. Subito viva la ripresa con il Tolentino pericoloso al primo minuto, contatto dubbio in area tra Pagliari e Marini con l'attaccante ospite che reclama il calcio di rigore. L'arbitro fa proseguire, passa un minuto e Minnozzi con un gran gesto tecnico in rovesciata spedisce di poco fuori. La risposta del Pineto all'ottavo, occasionissima per i biancazzurri, contropiede di Acquadro che apre per Alessandro sulla sinistra, ma la sfera sorvola l'incrocio. Ancora Acquadro tra i migliori al nono, conclude dalla distanza, ma la sfera termina al lato. Il Tolentino cala e il Pineto insiste al quarto d'ora. Apertura sulla destra per Pierpaoli, la conclusione centra il palo, poi la sfera arriva ad Acquadro che dal limite spedisce fuori di un soffio e si dispera. Break del Tolentino al minuto 23 con la punizione dalla distanza di Mastromonaco, ma Sciba è attento. Al 27esimo ancora una grossa occasione per il Pineto, Simoncelli crossa dalla destra per la testa di Acquadro che da due passi non riesce ad imprimere la giusta forza alla sfera, con Bucosse che si ritrova la palla tra le mani. Ma al 31esimo i biancazzurri pagano caro lo svarione difensivo. Sciba non trattiene la sfera e Capezzani, ben appostato, non deve far altro che insaccare l'1-0 ospite. Ancora Tolentino pericoloso al 39esimo con Di Domenico Antonio che impegna Sciba sul primo palo, ma il Pineto non ci sta e al 44esimo perviene al pari sugli sviluppi del corner di Acquadro. Alessandro insacca a fil di palo l'1-1 ed evita una sconfitta che sarebbe stata troppo pesante per i padroni di casa, che restano aggrappati all'ultimo posto playoff a quota 40 punti a braccetto con l'Agnonese, in attesa del derby di domenica prossima contro l'Avezzano dei Marsi. Mister Maolo, un 1-1 che per quanto fatto vedere soprattutto nel secondo tempo vi sta un po' stretto, però quante occasioni sprecate? Sì, è stata secondo me una bella partita, entrambe le squadre hanno giocato per vincere, quindi le azioni le abbiamo avute noi, ma l'ha avuta anche il Tolentino. L'episodio poteva indirizzare la gara da una parte e dall'altra e noi siamo stati abili a recuperare perlomeno il risultato, perché non era facile, perché secondo me il Tolentino
È un'ottima squadra, sta facendo un ottimo campionato, quindi sapevo che ci aspettava una partita difficile, occorreva una prestazione importante e l'abbiamo fatta a tratti. E, ripeto, l'episodio, se avessimo forse sbloccato nel secondo tempo in quelle 3-4 occasioni clamorose, forse la partita potevamo portarla a casa, però per quando visto nell'arco dei 90 minuti penso che il risultato di parità è il risultato più giusto. Direi che entrambe le squadre hanno giocato a calcio a viso aperto, senza tanti tatticismi, quindi le occasioni ci sono state da entrambe le parti. Pali, traverse, palle entro le rigore, situazioni belle per quanto riguarda il gioco del calcio, quindi onore alle due squadre che secondo me hanno fatto un'ottima partita e noi, anzi voglio fare un applauso ai miei ragazzi perché avevamo delle situazioni d'emergenza, qualcuno ha giocato con l'infiltrazione e tipo Tomassini fino a stamattina non doveva stare neanche nei 20 a disposizione. Io ho chiesto al ragazzo se con l'infiltrazione poteva giocare un quarto d'ora, 20 minuti perché ha dolore e quindi si è sacrificato, quindi onore a lui e qualche altro ragazzo che non stava in perfette condizioni. Quindi per il sacrificio che abbiamo fatto forse avremmo meritato la vittoria per il sacrificio che hanno messo questi ragazzi in campo. Mister Mosconi, un 1-1 in cui il Tolentino sicuramente si è fatto preferire nel primo tempo, poi nella ripresa siete calati un po'. Sì, partita in equilibrio, secondo me pareggio giusto tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto, è stata una bella partita di calcio, loro abbiamo affrontato una squadra, gli mancano magari due o tre elementi fondamentali, però alla fine secondo me la squadra, il gruppo, il Pineto c'è una bella squadra, noi siamo stati bravi a tenere botta, poi abbiamo fatto, bene, secondo me è stata una bella partita tra due squadre che secondo me c'è rispetto e hanno provato tutte e due a giocare a calcio. Stiamo facendo bene. Per dire, pure oggi alla fine pareggio giusto, però se un pizzico di fortuna potevi portare a casa anche i tre punti, però va bene, abbiamo cambiato assetto, la squadra gioca bene, sono liberi di testa ragazzi, proponiamo secondo me un buon calcio per la categoria e va bene, soltanto che dobbiamo continuare, non abbiamo fatto nulla, mancano ancora tante partite. Però la squadra è una squadra di cuore, di carattere e secondo me su questa categoria fanno la differenza queste credenziali.